Ciao ragazzi di Star Casino Sport, io sono ZW Jackson e bentornati in una nuovissima Rebuilding. Prima di iniziare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina e seguire starcasino.sport su Instagram. Quest'oggi abbiamo una challenge veramente tosta, veramente difficile, provare a rifare il triplete del Bayern Monaco anche su FIFA 20 in questo caso. Secondo me questa squadra lo potrebbe già fare senza alcun innesto, però ragazzi vi faccio vedere questa cosa, 138 milioni di budget che possono diventare 150 e soprattutto una rosa che si può anche sfoltire un pochino. Vi faccio subito vedere chi cambierei, io vorrei semplicemente un terzino sinistro, quindi vado a mettere nella lista trasferimenti Alaba, perché Davis ovviamente cresce, diventa fortissimo, però Alaba lo possiamo andare ad upgradare. Un difensore centrale sicuro lo voglio comprare e un terzino destro lo voglio comprare. Quindi Pavard lo mettiamo nella lista trasferimenti perché Odriozola lo abbiamo in prestito e ce lo teniamo. Javi Martinez lo possiamo mettere nella lista trasferimenti. Coman e Perisic vanno benissimo, Goretzka, Thiago Alcantara pure, Tolisso per la panchina va benissimo, Müller io me lo tengo, Gnabry non si tocca, Lewandowski ovviamente il migliore, perché terrei Joshua in prestito, Arp lo terrei come terzo, però vorrei anche un attaccante comunque per la panchina abbastanza pronto. Vi faccio vedere chi potrei andare a comprare. Ho messo Timothy Alexander-Arnold nella lista dei giocatori appunto da comprare, il terzino destro lo possiamo upgradare come vi ho fatto vedere perché Pavard è in vendita, Alaba pure è in vendita, infatti sto cercando ancora un terzino sinistro però non vorrei prendere ancora Robertson perché poi mi dite prendi sempre gli stessi, però per vincere il triplete ragazzi chi dovrei prendere? Come attaccante panchinaro ho in mente uno tra Jamie Vardy ed Edin Dzeko. Due giocatori che comunque hanno un bellissimo overall e magari non costano nemmeno tantissimo. Aymeric Laporte, nel caso dovesse, non lo so, partire un difensore centrale tra Schule ed Hernandez ad una bella cifra, punterei Laporte. Matuidi vorrei proporre lo scambio al posto di Javi Martinez alla Juve. E poi la chicca, nel caso dovesse partire uno tra Coman e Gnabry, Leo Messi. Però, ragazzi, penso che sia abbastanza difficile. Io direi di partire con l'attaccante Edin Dzeko, che ha avuto tanti problemi nella vita reale, però la bellezza di FIFA qual è? Che nella carriera di FIFA uno può fare tutti i colpi che vuole, quindi io andrei subito a fare un'offerta di 20 milioni molto blanda alla Roma per il 33enne, me ne chiedono 29, la cifra è abbastanza alta, io proporrei magari 24 milioni per chiudere con il bosniaco e accettano, quindi con 24 milioni ci siamo presi un attaccante che parte con 84, sicuro diventerà almeno 82, proprio sicuro, può essere anche 81, però è un attaccante che comunque ci sa fare ed è molto 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 internazionale, come secondo, perché comunque Lewandowski rimane sempre il top player in attacco della squadra. 2 anni di contratto, ricordiamoci che l'obiettivo è fare il triplete, raga, quindi non è per niente facile. Si alza un pochino lo stipendio, ma ci può stare, vabbè, gli ultimi anni, quindi primo acquisto proprio subito fatto. Andiamo a proporre allora anche lo scambio con Javi Martinez alla Juve per Blaise Matuidi. Secondo me la Juve ci fa il colpaccio se dovesse accettare, perché Javi Martinez è, mi sembra, 2 anni più giovane, adesso vediamo, non mi ricordo benissimo, sì, 2 anni più giovane e ha praticamente 2 di overall in meno, però non sono interessati, vabbè, allora vendiamo la parte e poi lo compriamo, quindi praticamente ragazzi dobbiamo aspettare un attimino le offerte. Intanto sto pensando al terzino sinistro, però non mi viene in mente un altro terzino sinistro diverso da Robertson da comprare, ragazzi. Potrei provare Jordi Alba, Jordi Alba effettivamente potrebbe andare. Intanto deleghiamo l'offerta per Jerome Boateng, facciamo sempre soldi. Poi ragazzi, se non dovessi riuscire a prendere la porta, io andrei sicuro su Chiellini, che è un giocatore che parte con 88 di overall e con 20 milioni lo portiamo a casa tranquillamente, però ovvio punterei magari prima un giocatore non così vecchiotto. Vediamo un po' i soldi, dipende tutto da quanti soldi riusciamo a fare con le cessioni. Tipo il Napoli ci offre 21 milioni per Javi Martinez, io posso delegare e ne vado a chiedere una cifra come 27 milioni, che va più che bene ragazzi. Il Chelsea offre 33 milioni e mezzo per Alaba, ok, questa è una grandissima offerta,
deleghiamo. E il Liverpool predicta veramente il trasferimento offrendomi una bellissima cifra per Thiago, però io non voglio venderlo. Thiago è un giocatore importantissimo per il Bayern, quindi non se ne va. Il Tottenham arriva a 19 milioni per Jerome Boateng, va bene, non facciamoci scappare l'acquirente, accettiamo, e comunque abbiamo già fatto quasi 50 milioni. Il Chelsea arriva a pagare 45 milioni per Alaba. Sono tantissimi, non me ne aspettavo così tanti e sono veramente felice di venderlo. Kimmich non se ne va, ovviamente. Ah, guardate, ok, si è buggato di nuovo FIFA, c'è Avi Martinez che ci guarda, tra l'altro l'abbiamo appena venduto, abbiamo venduto anche Boateng, ma lui rimane lì, ci controlla. Venduto anche Alaba, ok, quindi possiamo andare subito a provare ad acquistare i nuovi giocatori. Quanti soldi abbiamo? 202 milioni. Allora, andiamo subito dal terzino sinistro, dato che lo abbiamo venduto. Praticamente, ragazzi, abbiamo venduto una lettera, perché via Alaba è dentro Jordi Alba. Abbiamo venduto la lettera A e ci compriamo un giocatore comunque con 86 di overall. 30 anni, ma non decresce, perché a 30 anni non si decresce. Ovviamente non pago 71 milioni, caro mio, caro, ma ti sarebbe piaciuto, Barcellona? 50 milioni per Jordi Alba e hanno bisogno di tempo. Ok, aspettiamo, va bene. Non volevo aspettare, però ok. Matuidi, allora, Matuidi è in scadenza, quindi secondo me con 15 milioni sapete che ce lo portiamo a casa. Come panchinaro al posto di Avi Martinez, non lo butto io. Inaccettabile l'offerta per Jordi Alba, vabbè, ci riproviamo. 59 milioni, va bene, ho accettato ormai. Ok, ok, vabbè, non volevo star qui a impazzire troppo. 60 milioni sono parecchi, ragazzi. Lo so, però mi serviva il terzino sinistro e per forza lui dovevo prendere. Perfetto, ha accettato. Quindi Matuidi, Jordi Alba ed Edin Dzeko. E allora adesso andiamo su Timothy Alexander-Arnold. Per forza, vediamo un po' la rosa come sta andando. No, ragazzi, guardate che bella formazione. Matuidi poi così in panchina, tranquillo. Mettiamo qua al posto di Tolisso, anche se Tolisso cresce tanto. Il terzino destro ci manca, raga. Il terzino destro. E ci rimangono 120 milioni. Quindi penso che andremo a spendere tutto quanto per Alexander-Arnold. E poi veramente incrocio le dita. E poi, ragazzi, più di così non posso fare, perché non voglio snaturare troppo la squadra. Ci si prova, ci si prova. Dai, facciamo un'offerta di 50 milioni, ma penso che me ne chiederanno minimo 80. Infatti 83 milioni. E io, ragazzi, accetto. Tanto non posso sicuramente comprare Messi con 30 milioni. Faccio la trattativa con il giocatore e simulo tutto quanto e vediamo cosa abbiamo combinato. In teoria ci rimarrebbero anche 30 milioni, ma questi 30 milioni dove li posso utilizzare? Jamie Vardy sicuro non me lo danno. Posso provare uno scambio per Laporte? Magari do Hernandez più 30 milioni? Ci provo, ragazzi, se mi dovessero rifiutare. Vado avanti, dai. Non stiamo qui a impazzire. Dai, proviamo Niklas Schule. Vediamo se prima di tutto siano interessati. Ok, no, vabbè, niente. Ok, Pep Guardiola, è stato bello. Vabbè, ragazzi, allora io adesso simulo fino alla fine del campionato. Incrociamo le dita e vediamo il nostro Alexander-Arnold titolare. Cioè, ragazzi, il giocatore più scarso ha 84 ed è comunque un 23enne. Cioè, sono tutti giovani, quindi crescono tutti. E comunque qui abbiamo anche i sostituti pronti ad entrare. Guardate Pavard. Ragazzi, vediamo. Già sparisce l'ipotesi del triplete. Purtroppo non ce l'ho fatta. Però, forse possiamo fare una doppietta, perché vedo la coppa tedesca. Ma vediamo quanto abbiamo fatto in campionato. Ok, stravinto il campionato. Vediamo un pochino la formazione. E sto vedendo che sono cresciuti parecchio i giocatori. Jordi Alba però è decresciuto. Goretzka 86, fortissimo. Vediamo un pochino Edin Dzeko, che sono curioso, 82. Che è successo? Chi è andato via? No, è andato via qualcuno, mi sa. Infatti mi hanno venduto Thomas Müller a 62 milioni. Cioè, a tantissimo. Ma solo a me, ragazzi, per questo non ho fatto il triplete. Meno male che ho comprato Matuidi, perché altrimenti sarei stato proprio senza centrocampisti. Cioè, 62 milioni per un trentenne? Vabbè, ci sta Piemonte Calcio. Vediamo quanto abbiamo fatto in Champions, allora. Vediamo quanto abbiamo fatto in Champions e poi vediamo se abbiamo fatto la doppietta. Questa qua è la partita di Champions. Oh, dai, siamo usciti agli ottavi contro il Barcellona, perdendo 3-1 e 1-0. Vabbè, complimenti al Barcellona. Sono curioso di vedere
il vincitore di... Vabbè, ovviamente ha vinto il Barcellona. Ovviamente ha vinto il Barcellona. E vediamo allora quanto abbiamo fatto in Coppa tedesca. Vincere sia campionato che Coppa tedesca mi potrebbe andare bene. Vediamo quanto abbiamo fatto contro il Borussia. Non ci voglio credere, ragazzi. Non ci voglio credere. Abbiamo perso pure contro il Dortmund. Quindi solo un trofeo per questo Bayern Monaco che stravince il campionato. Il Borussia Dortmund evidentemente si è concentrato solo sulla Coppa perché 75 punti in campionato, noi 94. Sarà stato questo il motivo? Non lo so. Mi raccomando, ragazzi, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, cliccare la campanella, di seguire su Instagram starcasino.sport. E facciamo così, ragazzi, taggate su Instagram starcasino.sport con la vostra rebuilding del Bayern Monaco. Le più belle me le gireranno anche a me e riposto magari i triplete. Da ZW è tutto, ciao ragazzi!